Allora, ragazzi, mi sentite? Ok, allora ricomincio quindi regia. Allora, ragazzi, dicevo questa sera puntatina frizzante su questo elemento che era un tagliere che avevamo cominciato la volta scorsa con l'effetto wave. Avevamo creato questa base per, come dire, per l'effetto. Ok, quindi non era ancora, come dire, terminata. E vi avevo detto tempo fa che avrei creato appunto una parte legata alla, diciamo, l'avrei poi colorata con il turchese. Ed è proprio quello che sto andando a fare. Cioè, nel senso, vado a colare nuovamente tutta la resina turchese. Perché voglio, diciamo, creare un effetto di sovrapposizione, no? Strato su strato, voglio andare a generare appunto un effetto di tridimensionale di acqua. Guardate, come potete vedere, ovviamente, come tutti quanti sapranno, abbiamo colorato con uno dei nostri coloranti col turchese e io adesso praticamente vado a chiudere questo tagliere cercando appunto di realizzare una seconda copertura e quindi vediamo, eccoci qui. Come potete vedere, ovviamente una parte cola, vi dovete attrezzare per bene in modo tale che non ci sia il rischio di rovinare diciamo il tavolo sul quale state lavorando. Tanto ti E salutano tutti. grazie, saluti a tutti. Al limite, io stasera non ho il mio telefono accanto a me, quindi non posso vedere Sono chiaramente. Nicola Storelli, Ciao Antonio Nicola. Ciao Cariolino, Giovanni Carucci, Giovanni, ciao Nicola. Ok, Annalicchio. allora io praticamente faccio questa operazione. Mi porto la resina dove mi serve, come potete vedere. Poi lateralmente andrò a colmare dei vuoti. Attenzione, ok. Qui. Io la resina l'ho fatta volontariamente gelificare prima, cioè l'ho catalizzata prima. Perché, ragazzi, l'ho catalizzata prima? Molto semplice, perché volevo, mi serviva avere questo effetto qui. Guardate, qui vedete? Mi serviva avere un effetto tridimensionale, perché poi, quando questo si sarà asciugato, io cosa farò? Andrò a mettere qui della resina neutra. Proprio per creare, come dire, un intreccio, una sorta di barriera. Quindi, intanto abbiamo applicato appunto quello che ci interessava. Vi faccio vedere, tanto lo posso anche un po' inclinare. Adesso, come potete vedere, è diventato tutto turchese, ok? Ed è quello che ci interessava. A questo punto il tagliere sarà pronto la prossima volta per l'ultima colata dell'effetto wave, ok? Questo è molto importante. Ovviamente ci saranno da eliminare delle, come dire, delle imperfezioni e lo faremo come sempre in maniera, come dire, diciamo a posteriori, ok? Con una carteggiatrice. Intanto abbiamo avuto il nostro bell'effetto, si vede l'effetto acqua che c'è qui, si vede la barriera turchese che è qui e si vede, si percepisce la profondità. Poi, ovviamente, la prossima volta vedremo, come dire, l'effetto finito, l'effetto finale. Ok? Quindi, intanto abbiamo realizzato questo step e poi qui vi invito a vedere come si è, come dire, come si è formato l'effetto onda. Ok, allora, regia, se mi aiuti un secondo, Sì. togliamo questo e facciamo vedere quello che credo interessi la maggior parte delle persone stasera, cioè l'effetto, come si chiama? Effetto shield. Che cos'è l'effetto shield? L'effetto, cioè, o meglio, l'effetto, il protettivo shield. Il protettivo shield è un trasparente non catalizzato in questo caso, ma è un trasparente normale, monocomponente, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Eccolo qui. Abbiamo il gloss e abbiamo il matte. Ok? Stasera vi farò vedere una bella finitura opaca realizzata con questo prodotto. Ok? Cosa facciamo con questo prodotto? Cosa andiamo a realizzare? Andiamo a realizzare una delle nostre tavole che abbiamo, come dire, verniciato in precedenza. Nella fattispecie vi faccio vedere.
eccola qui. Questo che sarà la base di un tagliere. Questo è una base di un tagliere lucido, ovviamente, lo potete vedere dall'immagine. Prendiamo semplicemente, per utilizzare lo shield e farlo diventare opaco, visto che non esistono le resine opache, prendiamo una carta abrasiva, grana, in questo caso è 1200, perché non deve graffiare tanto, deve graffiare il meno possibile, e andiamo a opacizzare leggermente la superficie. Ok? Questa carta è molto comoda perché ha la spugnetta alle spalle, e quindi opacizziamo. Movimenti possibilmente circolari e non solo, orizzontali e verticali, va bene? Quando lavoriamo con carte abrasive a secco, abbiate sempre cura ogni tanto di pulire la carta. Questa è una problematica che abbiamo visto molto sul gruppo di, sì, difficoltà della lucidatura dei, esatto, dei lavori. Ovviamente. Spesso non viene carteggiata prima. Ovviamente questa è una cosa importante, per lucidare si devono effettuare i vari passaggi con le varie grane di carta abrasiva, no? E quindi noi dobbiamo assolutamente imparare a carteggiare correttamente, ok? E soprattutto con delle grane giuste, delle tipologie di carte che non vadano a rovinare la resina, perché se poi ci ritroviamo con la resina completamente graffiata, questi graffi non vengono più via, va bene? Quindi io uso queste carte, che sono anche quelle che vendiamo, perché sono appunto delle carte molto molto delicate, ma che agiscono molto molto bene. Allora, io faccio così. Lo potrei soffiare con un po' di aria compressa, ma non è strettamente necessario, ok? Purché venga pulito molto molto bene. E poi a questo punto il pezzo è già ovviamente opaco, però vedete comunque mantiene una sua lucentezza. Allora, in questo caso sarebbe il caso, scusate il gioco di parole, di carteggiare in modo più approfondito e dare un mini strato di resina, perché come potete vedere ci sono delle imperfezioni. Io sono, come dire, non è che questo pezzo non è che deve essere perfetto per me, perché è solo un pezzo dimostrativo, però qui noi dovremmo colare uno strato molto sottile di un millimetro di resina al fine di rendere omogenea la superficie. In questo caso non lo facciamo perché è solo un pezzo dimostrativo. Allora, adesso abbiamo bisogno di un piccolo rialzo, ok? Eccolo qui, e possiamo procedere con l'applicazione del nostro prodotto Shield 1K. Giovanni Carucci ci chiede se le carte abrasive che vendiamo vanno bene anche per il modellismo. Solo la 1200, oddio, anche 800, sì, 800 e 1200 vanno bene, sicuramente. Più grandi direi di no, perché ovviamente nel modellismo gli oggetti sono molto piccoli. Prossimamente, ciao Silvio, buonasera Silvio Pietro Paolo, di Modellismo Salento. E prossimamente forse avremo anche carte abrasive molto molto sottili. Vediamo l'Epoxy Shield. Sì, questa è in versione opaca, attenzione. Allora, l'Epoxy Shield viene fornito con uno splendido tappo nero a ventaglio, però molto molto mirato, ok? Molto molto mirato, cioè un ventaglio stretto, ok? Molto importante questa cosa. Allora, io tornerei un attimo sulla camera frontale perfetto. Allora, a questo punto io farei questa operazione. Comincerei con la verniciatura. Ragazzi, io tolgo un attimo il microfono per questioni di comodità. Allora, sì. Adesso mi verrà
portata un attimo la mascherina, intanto diamo delle indicazioni. L'Epoxy Shield è un trasparente monocomponente, in questo caso mono, ma c'è anche la versione professionale 2K, ed è un trasparente che si applica con una mano leggera, aspettiamo che si asciughi completamente e poi una mano piena. Ok? Dopo la seconda mano piena, dopo la prima mano piena, dobbiamo applicare la seconda mano piena. Tra una mano e la successiva dobbiamo attendere, diciamo, attorno più o meno attorno ai 5-10 minuti. Il parametro giusto per vedere quando siamo pronti per la seconda mano piena è quando il prodotto si opacizza completamente. Detto questo, indossare sempre la maschera. Io uso questa maschera qui che trovate anche su eBay o da in altre, come dire, in altre piattaforme, insomma, dal vostro negoziante di fiducia. Questa è una maschera della Ellipse ed è la trovo più comoda di quella della 3M. Costa una trentina di euro e funziona fino ad un anno tranquillamente, dotata di filtri FFA1P3. Allora, ragazzi, io adesso indosso la mascherina, applicherò una mano leggera. Aspetterò qualche minuto e poi applicherò la prima mano più pesante e vedremo il risultato di questo prodotto. Tenete conto che è probabile quando applicherò che io non aspetti 5 minuti ma vada diretto perché questo trasparente è molto molto rapido. Quindi, dato che fa molto molto caldo oggi, appunto, cercherò di applicare subito la prima mano piena. Andiamo. Allora, questa camera qui la dobbiamo o coprire o allontanare un attimo per evitare che la polvere rovini, se possiamo spostarla un secondo. Escludo. Allora, ragazzi, molto semplice. Allora, attenzione, allora, ragazzi, noi adesso abbiamo dato una mano, adesso dobbiamo prendere un po' di tempo per darne un'altra, ok? Quindi già vedete, già si può toccare, ok? Quindi possiamo applicare, sì, eccolo qui, bene, già asciutto, possiamo applicare la seconda mano.
ragazzi, allora, intanto abbiamo, come dire, applicato questo prodotto e, come potete vedere, siamo in fase di essiccazione. La fase di essiccazione dell'Epoxy Shield è una fase molto molto, diciamo, rapida e quindi per questo motivo, come dire, abbiamo l'opportunità di toccarlo, ok? Maneggiare il pezzo dopo appena mezz'ora, ok? Quindi questo è molto molto importante. Adesso noi dobbiamo pazientare perché ovviamente ci sono delle zone che sono più o meno bagnate e quindi automaticamente dobbiamo attendere una corretta essiccazione. Questo durante l'inverno ci aiuta molto, durante l'estate ovviamente dobbiamo lavorare in un luogo fresco e asciutto, non umido potenzialmente perché altrimenti questo ci causerebbe dei notevoli problemi. Per il resto non ci sono particolari controindicazioni. Sicuramente la resina va catalizzata molto molto bene. Conviene applicarlo sulla resina quando la resina possiede almeno, non dico molto, 4-5 giorni di essiccazione. Intanto lui si sta asciugando. La cosa importante, quando, una volta asciutto questo prodotto, può essere utilizzato normalmente come oggetto decorativo, ha una grandissima resistenza pur essendo un monocomponente. Sicuramente sopra non possono andare posti cibi, ok? Perché è un prodotto monocomponente, quindi è un prodotto che non è catalizzato. Se fosse un prodotto catalizzato, potremmo appoggiare sicuramente del pane, potremmo appoggiare dei cibi che sono, come dire, asciutti. Non assolutamente pensare di rifinire dei bicchieri o cose del genere. Non è un prodotto certificato per contatto alimentare. Questo significa, appunto, come spiegavo, che non è pensabile utilizzarlo per il contatto con cibi caldi. È un prodotto che sicuramente va utilizzato moltissimo nel settore decorativo, nei quadri, nei gioielli, o in tutti gli oggetti d'arredo come le lampade, per donare quella bellezza classica dell'opaco che la resina da sola non può assolutamente donare, perché le resine sono sempre e comunque lucide. Quindi, sicuramente è un prodotto molto versatile, è una bomboletta spray, può essere tenuta a casa tranquillamente per mesi e senza alcuna controindicazione particolare. Sì. Sì, un attimino giusto che... A questo punto, cari ragazzi, io adesso vi faccio vedere da vicino come... Oddio, qui sta volando un po' tutto. Va bene, Faccio ok. solo l'aspiratore. Bravo. Possiamo... Sì. Attenzione lì. C'è stato un piccolo danno. Vabbè, una sciocchezza, non succede niente, tanto è plastica. Detto questo, quindi, vi sembrerà, come dire, incredibile, ma il prodotto è quasi completamente asciutto, ok? E vi farei vedere anche la, qualità della finitura, ok? Opaca, che è veramente, veramente, veramente bella. Adesso organizziamo di nuovo la cam e ripeto, il prodotto nel giro di mezz'ora, massimo un'ora, sarà già pronto per essere maneggiato. Quindi immaginate di dover concludere una lampada o qualche cosa in opaco, potete tranquillamente farlo e nel giro di un'ora aver concluso la vostra non lucidatura ma opacizzazione. La versione lucida di questo prodotto l'abbiamo provata la settimana scorsa ed è... Ok, perfetto, l'abbiamo provata la settimana scorsa e come ricorderete sicuramente il prodotto è stato un successo nel senso che ci ha dato grandissimi risultati in termini di lucentezza. Ovviamente per i professionisti c'è la versione diciamo lucida bicomponente, mentre invece per gli hobbisti. Allora, guardate com'è omogeneo e guardate che bell'effetto velluto. Se la regia mi conferma che si percepisce questo, come dire, questa sensazione in video. Ok. Perfetto, Però quindi. anche fatemi sapere se vedete anche voi la finitura opaca, Perfetto. Come sento vedete. anche quella sensazione un Bravo, po' tattile, tattile, esatto. sì.
Guardate ragazzi, veramente credetemi, è un prodotto eccezionale. Quindi, come ho detto anche agli amici modellisti, sicuramente a breve avremo anche le bombolette spray per il modellismo di questo prodotto. Detto questo, quindi, la finitura è conclusa. Volendo si può applicare ancora un altro strato, però questo, come dire, è soggettivo ed è personale. A questo punto, se avete delle domande sull'utilizzo di questi prodotti che trovate già sulla nostra piattaforma www.customservice.com, fatecelo sapere. Io sono qua e posso rispondere alle vostre domande se ne avete qualcuna. Vi consiglio intanto di iscrivervi al canale, di condividere questo video e di iscrivervi anche ai nostri canali social. C'è una domanda? L'effetto si vede molto bene, sembra un quadro. Perfetto. Lo scopo è proprio quello, cioè è avere un prodotto che sia in grado di rifinire anche dei quadri fatti in resina, ok? Quindi ci sono molte persone che fanno dei decorativi in resina e infatti presto avremo anche la versione da applicare con la pistola da carrozzeria. E come stavo dicendo, quindi se vi volete ci potete seguire sul nostro canale YouTube Custom Service, ci potete seguire sulla pagina ufficiale Custom Service o sul nostro gruppo customservice.com. E questo prodotto è già disponibile sul nostro sito web e quindi questo era ciò che avevamo pensato di mostrarvi questa settimana. Come potete vedere abbiamo speso 5 minuti e sì, ma adesso non è possibile. Quindi a questo punto non so, regia, ci sono domande da parte del pubblico? No, per tutti questo effetto, ma non ci sono domande. Però vi invitiamo sempre, Anna chiede se il legno del tagliere va prima trattato. Ovviamente tutti i legni vanno pretrattati sempre, possono essere pretrattati direttamente con la resina, oppure quindi colando la resina e poi carteggiandola e poi ricominciando appunto il vero lavoro, oppure trattarla con il nostro K5 che è un prodotto molto versatile, è un turapori molto versatile, bicomponente. E credo che la settimana prossima ci sarà anche il monocomponente, lo stiamo approntando, il K1, che lo avevamo fatto vedere proprio in uno dei primi video. Quindi una volta trattato il legno poi si carteggia e si comincia la vera decorazione. Altre domande? No. Perfetto. Allora ragazzi, se non ci sono altre domande, io vi invito a vedere anche, a dare sempre uno sguardo anche al nostro blog, che non è ancora proprio pieno di articoli, però lentamente li stiamo scrivendo e ci sono delle cose interessanti anche sulla resina, ci saranno delle cose interessanti sui prodotti anche da modellismo, insomma su tutti quelli che sono i nostri settori, quindi dategli sicuramente uno sguardo perché è interessante. E se avete poi delle domande che vorreste fossero trattate in maniera più approfondita, fatecelo sapere alla nostra mail info@customservice.com. Quindi, altre domande? Lo puoi trovare sul nostro sito web customservice.com nella sezione legata alla resina, ok? E all'interno della sezione resina troverai la nostra area per i trasparenti di protezione. All'interno dell'area di protezione troverai appunto le epoxy shield. Intanto vi faccio notare che si è pienamente asciugato, non abbiamo alcun tipo di, come vedete, di ormai è secco completamente. Guardate. Dietro, se il turapori K5 si può anche dare a pennello. Certamente, assolutamente. Si deve dare a pennello. Si può dare a spruzzo, ma è un prodotto che si dà tranquillamente a pennello. Tanto colgo l'occasione per dire Anna che trova tutte le live su YouTube. Assolutamente. Registrate, quindi se si è persa qualcosa le può rivedere. C'è proprio una sezione live. Poi trova tutti i video della resina epossidica, quindi può seguire tutto il corso dall'inizio. E i link dei prodotti glieli ha già messi al nostro collaboratore Alfredo in descrizione. Quindi dovrebbe già trovare lì tutti i link, perché qua vedo il turapori già.
e se mandi magari anche l'effetto wave, già vedo anche l'effetto wave è stato inserito nella chat, quindi ci sono già tutti i prodotti. Perfetto. Allora, io come vi ho detto, il canale YouTube è fondamentale anche perché, come ho spiegato in precedenza, è possibile che, diciamo, in un futuro non troppo lontano ci trasferiremo completamente su YouTube. Quindi vi invito ad iscrivervi e a dirlo anche ai vostri amici se siete appunto in gruppi come Silvio, che avete dei gruppi. Io appunto noi cercheremo di invitare le persone a iscriversi sul canale perché è importante, altrimenti è un peccato perché poi magari ci vedete, non ci vedete su Facebook, in realtà saremo su YouTube. Quindi questo è molto molto importante. E detto questo, vi ricordo anche che se volete potete suggerire degli argomenti per le live all'interno del nostro gruppo, in modo tale che anche noi possiamo mirare meglio, come dire, no? L'obiettivo. Quindi, Fare delle domande a cui poi esatto, risponderemo durante le durante la live, live, quindi vedo che a esatto. volte capitano domande su tutti i Quindi canali YouTube, ogni tanto esatto. lasciate Se così. avete appunto delle domande specifiche oppure un qualche cosa che potrebbe essere potenzialmente un argomento trattato nella live, non esitate a realizzare un post sul nostro gruppo dove appunto fate la vostra domanda e noi prenderemo in considerazione appunto l'ipotesi, la probabilità di rispondere attraverso un'applicazione in diretta durante una delle live. Allora, diciamo che se non ci sono altre domande da parte del pubblico, noi per oggi possiamo anche chiudere. Abbiamo fatto vedere appunto come dire, la finitura degli epoxy shield satinato, anzi opaco per l'esattezza. Vi ricordo che esiste anche la versione lucida, vi ricordo che esiste la versione lucida 2K, quindi solo per professionisti. E vi ricordo che arriveranno sicuramente le finiture per professionisti per uso pistola, cioè la versione liquida prossimamente. Non è ancora, come dire, non c'è ancora una data precisa. A breve arriverà qualche colorino Ci nuovo. sarà, ci sarà, insomma, tra un po' ci sarà l'uscita di un nuovo prodotto, di una nuova resina, che sarà una resina super cristallina. È un prodotto nuovo che desideriamo lanciare da un po' di tempo. Abbiamo aspettato che si consolidasse, come dire, la nostra presenza online affinché tutti i membri del nostro gruppo possano vedere, appunto, diciamo, possano poter godere di questo prodotto. Stiamo parlando di una resina molto molto particolare, particolarmente cristallina, con delle qualità di dilatazione e di distensione estremamente elevate, non ingiallente, contenente filtri anti-UV di nuova generazione, veramente un prodotto unico nel suo genere. Sarà una resina comunque per spessore sempre da 1,5-2 cm alla volta, non è una resina estremamente alta, ma sarà una resina con delle caratteristiche di luminosità e di effetto vetro estremamente superiore ad altre resine presenti sul mercato. Ovviamente di più non vi posso dire perché vi invito, come dire, a tenervi connessi con noi per vedere la prima live tutorial sull'uso di questo prodotto che si chiamerà Hyper Crystal, quindi sarà un prodotto, ripeto, innovativo, avrà delle caratteristiche veramente diverse da tutti gli altri e lo potrete ovviamente acquistare sulla nostra piattaforma, solo esclusivamente sul nostro sito, quindi non ci sarà rivendita su altri canali o altri marketplace, ma solo esclusivamente sul nostro sito. E ovviamente questa è una novità, è una, come dire, è una news. Per ora non vi diciamo di più e vi terremo poi aggiornati man mano. Allora, a questo punto io chiuderei. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo il prodotto di oggi, Epoxy Shield versione opaca ma anche lucida. Lo trovate sul nostro sito www.customservice.com. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao.